In questa seconda parte del video tutorial dedicato all'impostazione dei servizi, vedremo come è possibile impostare altre tipologie di servizi base e di servizi accessori. Andiamo sempre nel menu in alto, in Listini, Imposta servizi. Creiamo alcuni servizi base che possono essere servizio di bed and breakfast o di mezza pensione o di pensione completa o soltanto di pernottamento. Quindi per creare questi tipi di servizi scriviamo il nome del servizio, in esempio bed and breakfast. Come costo del servizio, della tipologia del servizio possiamo mettere per camera, per persona o per utilizzo, questo dipende dalle esigenze personali, supponiamo per camera. E qui mettiamo trattamento B&B e questo si applica a tutte le tipologie delle nostre camere presenti nella struttura e facciamo salva servizio. Vediamo che in questa versione di Guest Hotel c'è un bug, nel senso che quando noi andiamo a mettere come trattamento B&B comunque viene salvato come pensione completa, ma questo è facilmente modificabile cliccandoci sopra e mettendo come servizio, come trattamento B&B. Nelle prossime versioni di Guest Hotel verrà sistemato questo piccolo inconveniente. Creiamo in questo modo anche gli altri servizi base, quindi mezza pensione. Pensione completa. Pernottamento. Ok. Inoltre possiamo continuare nella creazione invece di altri servizi accessori che possono essere per esempio la colazione a letto, quindi portare la colazione a letto può essere considerato un servizio accessorio, quindi con un costo aggiuntivo alle spese di soggiorno base. E questo qui possiamo utilizzare per esempio se il servizio di colazione a letto può essere un costo per camera o per persona o per utilizzo. Supponiamo che sia per camera, lo sistemiamo come servizio accessorio e questo si applica ovviamente a tutte le tipologie di camera. Un'altra tipologia di servizio accessorio potrebbe essere la pulitura delle lenzuola giornaliero, quindi e questo può essere per esempio un costo di servizio per persona che si applica a tutte le nostre tipologie di camera. In questo modo possiamo creare diverse tipologie di servizio, sia come servizio base che come servizio accessorio in base alle esigenze che ogni struttura ha.